Quello che mi ricordo io doveva essere, doveva essere la, quando c'era la cavalletta, gli israeliani che mi parlavano in parole povere mi dicevano, perché io gli parlavo, dice, pezzi di merda, scusa, vabbè, insomma, però è così. Siete esseri umani come me, state con loro. Cioè, state con me, non vi ci distacco con loro. E questi mi dicevano, no, bisogna farlo perché voi non siete come noi tanto. Dice, come non sono come voi? Da dove venite voi? Dice, no, dalla terra. Ce lo vedi qui? Cioè, allora non siete come me. Cioè, no, noi siamo il popolo eletto. E lì passa. E queste sono parole povere, mi minacciavano dicendo che mi avrebbero picchiato, mi avrebbero fatto le torture di qui di là, che poi non mi faceva niente, no? Perché per l'alieno sei troppo importante. Cioè, devi soffrire fino a un certo punto, poi non devi soffrire. Cioè, la tua sofferenza deve essere finché gli serve a loro. Se va fuori dal servizio che gli fa lui stesso, anche se i militari sono con lui, vedi che comincia a soffiare la cavalletta, fa un verso così. Quindi questi si allontanano subito al volo. Quando abbiamo l'alieno insettoide, quello che assomiglia a una cavalletta, che quando è accucciata è circa alta 2 metri, poi quando si alza è 4, quella che sta con le mani così, e ha 3 dita o qualcosa di simile, e tutti la descrivono nello stesso modo, poi gli fai fare disegni, non c'è un problema. Quando abbiamo questo tipo di alieno, abbiamo sempre come militare un militare che parla israeliano ed è l'unico tra tutti che si mostra bene perché ha proprio i segni addosso della divisa su questa cosa qui. Quindi abbiamo fatto delle ricerche su internet, abbiamo trovato i pendaglini, le cosine, addirittura il disegno della Zippo. Su questa Zippo qui c'è un disegnino che è stato ritrovato da persone che non hanno mai visto come si veste un militare israeliano, quindi voglio dire, teniamo conto anche di questo fatto, come il segno che c'è qui sul basco, il colore del basco. Non basterebbe il colore del basco, perché dire che il basco è un po' più amaranto, un po' più scuro di questo, vuol dire poco, perché ci sono tante forze che hanno questa cosa, oltre che un certo gruppo di forze israeliane, però unita ad altri aspetti della questione, l'abbiamo indicato come israeliano. Anche perché i fonemi sono di questo tipo, il colore della pelle, il modo come tengono, la maglietta. Abbiamo addirittura una legge che è stata approvata, di cui nessuno sa granché, che va contro la normativa, dell'Europa, per cui i militari, israeliani possono agire sul territorio italiano senza dire niente a nessuno. Pensate che questa è una normativa che è passata, c'ho tutte le pezze d'appoggio, come si dice, gli articoli sul giornale. Uscirono 2 o 3 articoli di antimilitaristi, ovviamente, i quali cercarono di sollevare un polverone, non successe niente. Quindi noi, se abbiamo qualche israeliano da queste parti, se per caso lo scoprissimo, non c'è problema perché la legge ci dice che lo possono fare senza chiederti il permesso. E questo è però strano perché è una legge che va contro l'Europa Unita. L'Europa se ne accorta di questa legge, però sta zitta, non ha detto mica nulla. Ma che strano, è una cosa molto strana. Soprattutto nella gestione dello spazio-tempo, che è la cosa importante. E quindi tutti i trucchi sono buoni per cercare di liberarsi da questa situazione. Un'altra cosa, è venuta fuori. È venuta fuori in diverse situazioni, ma diciamo in due situazioni in particolare. Di queste due ne prendo una a caso. Il soggetto liberato completamente dal problema alieno. L'ultimo, sapete, che poi in fondo è quello che ti dà più fastidio di tutti, è il militare. Il militare non ti vuol mollare. Non c'è niente da fare. Questo soggetto, che poi è quello di prima, andiamo avanti nella sua storia, prendiamo sempre lo stesso, e così abbiamo una storia su un soggetto unico. Passano dei giorni, dei mesi, il soggetto si laurea e aveva avuto dei
degli altri eventi che di notte non aveva capito bene. Io aspetto che si lavori, poi con calma dico: senti, vieni un giorno, mi vieni a trovare, facciamo un'ipnosi di controllo per vedere com'è la situazione. E effettivamente in ipnosi lei riparte con il solito militare che è arrivato. Il militare lo prende. Io nell'ipnosi precedente mi ero dimenticato di ristrutturare la parte animica. Non è che sì, me ne ero dimenticato, perché in quelle situazioni te devi pensare a fare un sacco di cose e quindi non hai tempo di strutturare bene la parte animica. E non gli avevo detto: guarda, va bene, ora te sei in grado di fare queste cose, quando viene il militare falle anche con lui. No, non c'era stata una riprogrammazione della parte animica, quindi mi immaginavo che fosse rimasto aperto quel canale. Il militare ti impiglia, non c'è niente da fare. E allora gli avevamo fatto raccontare gli eventi dell'ultima volta che il militare era venuto, eccetera, eccetera, che in questo momento non mi ricordo minimamente, ma c'è una cosa che mi ricordo, che a metà dell'ipnosi succede qualche cosa di imprevisto, che non era mai successo, però c'è sempre una prima volta. Mai successo, quindi io non l'avevo mai potuto raccontare, non l'avevo mai potuto scrivere, descrivere, quindi l'addotto che ho davanti non poteva nemmeno immaginarsi una cosa del genere, anche perché aveva un rapporto con quello che aveva detto nelle ipnosi precedenti molto inconscio, cioè io non gli avevo fatto sentire le, come di solito faccio ormai con tutti, cioè ti do il dischetto, vai a casa, te le senti quello che hai detto, perché sennò non ci credi. Invece no, e quindi mi rimaneva strano che la persona si stesse inventando quello che fra un po' vi racconto. Siamo lì, ipnosi profonda. Io quello che volevo era in quell'istante utilizzare un trucchetto che stavo provando con altri addotti, un trucchetto che serve, doveva servire in un colpo solo per liberare l'addotto in una botta unica. È un trucchetto che stiamo provando in questi giorni, di cui il valore io ve lo posso dire solo fra 3, 4, 5 mesi, quando ho visto su tutti quelli a cui ho applicato che effettivamente funziona. Quindi per ora sembra di sì, però non lo so. Mentre stiamo facendo, quindi prendo la parte animica e la tiro giù nelle cose in fondo, in fondo, in fondo, quello che succede è che il soggetto cambia tono di voce, e il tono di voce viene cambiato quando il numero di hertz delle corde vocali è diverso. In ipnosi te devi avere 100 sotto i 100 hertz, cioè non ce la fai neanche a parlare, perché la tua parte animica è talmente staccata dal contenitore che cioè, devi far fatica, la pompi quest'aria proprio fuori, perché non ce la fai, sussurri. Quando invece le corde vocali assumono un tono più forte, vuol dire che c'è qualcosa che non torna, perché non è più la parte animica a tenere il corpo, ma c'è qualcosa di diverso. Una di queste cose diverse è per esempio il parassitaliero. Quando tento di parlare con la parte animica, il parassitaliero all'interno del corpo del soggetto prende il sopravvento, tu esce fuori e allora senti che la voce aumenta, fa questa voce tipo Pinotti, no? Che aumenta. C'è proprio una uguale. Ne è più per dire come essere Pinotti. Pinotti. È tremendo questa cosa qui. Quando raccontavo a Baiata ci rideva su questa cosa, perché noi dobbiamo anche un po' sdrammatizzarla, no, questa cosa, perché è tremenda. Allora, e se comincio, il soggetto comincia a farmi la seguente, mi parla e mi fa: pronto, chi parla? Chi è? Chi c'è? Pazzito questo, perché poi subito tu non capisci cosa sta succedendo. Chi è? Scusi, lei chi è? Chi parla? Come se ci fosse un telefono da un'altra parte, no? Si qualifichi. Ora, le parole precise non me le ricordo. Si qualifichi, lei chi è? E io rimango lì 30 secondi, dico: ora cosa faccio? Poi mi viene un'idea e dico: autoculo. Mi viene un'idea e dico:
vuoi vedere che la situazione di questa ragazza, che io conosco bene, l'unico che può interagire in questo modo e con questo tono è un militare. Vuoi vedere che il militare sta interferendo attraverso il microchip, non ha capito bene che situazione ci abbiamo dall'altra parte, perché era proprio quando io cercavo di far passare la parte animica più in basso, ma se il contenitore aveva fatto il suo lavoro, l'unico che poteva mettere le mani sull'utilizzo dei microchip era il militare, perché l'alieno ormai, gli alieni erano stati bruciati, il Lux l'aveva presa in quel posto, la cavalletta, quindi, allora io dico, vuoi vedere che questo, se mi chiedi chi sono, vuol dire che non sai chi sono, allora gli rispondo in questo modo, sembra un giochino, senti caro, io non te lo dico chi sono perché questa è un'operazione segreta che tu non hai nei tuoi incartamenti. Stiamo tentando di verificare se te sei in grado di capire e di comportarti esattamente in un'operazione fuori controllo. Quindi noi abbiamo davanti a te, io ho davanti a me la tua scheda personale, il tuo lavoro, e ora te mi rispondi alle domande perché voglio vedere se sei in grado di affrontare anche questa inusuale situazione. Sì, signore. È scena. È scena. Sì, signore. E cominciamo un dialogo. Fantastico. E cominciamo un dialogo. Un dialogo di cui vengono fuori tutti i colori. Un dialogo in cui io, una ventina di minuti, che abbiamo, sono stati a chiare, 20, 25 minuti, in cui gli dico, senti, questo contenitore ti ha dato recentemente delle difficoltà. Che dice signore, il 4912? 4912, si chiama in un altro modo, ma chiamiamolo 4912. Sì, certo, è perché ho visto che qui c'è scritto che, insomma, la volta scorsa ha fatto fuori una di quelle vostre cavallette. Ah, un alieno cavalletta. Ah, quello che lei chiama alieno, signore, il 9052. Ma che sono tutti i numeri. Cavalletta, se sono la signora cavalletta, no, è il 9052 e te sei il 3751. Certo. Cioè, sono dei numeri. E io capisco questa cosa e andiamo avanti. Ci sono problemi di quello che lei chiama alieno, signore, di 40.052. Purtroppo qualche imbecille ha insegnato a questa cosa a bruciare gli alieni. Ma lei è in un altro modo, però sempre. Esatto. Ma lei, ogni tanto ripete, ma lei chi è, signore? Te lo dico fra un attimo chi sono. Intanto, te quanti anni hai? Vediamo un po' se mi torna quello che c'è scritto sulla scheda. 87, signore. Ah, te li porti bene, però. 87. Te li porti bene. Ma come ti mantengono? Ti mantengono in vita? Ti mettono qualcosa? Qual è la procedura? Non sono autorizzato a dirglielo, signore. Però 87 anni, insomma. Come sei stato arruolato? Vediamo un po'. Parliamone. Questa è una tecnica che ho usato tantissimi anni fa, quando facevo l'ufologo, ed ero a Spezia, facevo l'ufologo e un giorno mi serviva a parlare con l'incrociatore lanciamissili Cario Duilio, perché so che gli avevano fatto degli avvistamenti ufologici. Allora, per fare questa operazione, io telefono alla capitaneria di porto, mi devo far passare il centralino, e il centralino gli devo dire che voglio parlare con il maggiore d'Italia della Cario Duilio. Cioè, capisci che non è possibile. Quindi cosa si fa? Si fa in questo modo, telefoni, pronto, senti caro, passami la Cario Duilio, subito signore, e così ho parlato con la Cario Duilio. No? C'è manco di che non serve. Funziona in questo modo. E allora ho utilizzato lo stesso sistema, e tanto funziona, chi se ne frega. E c'è questo colloquio, quindi, e il soggetto mi dice, sono stato arruolato durante l'ultima guerra mondiale, quando avevo 20 anni, la guerra mondiale, è cominciato tutto da lì, signore, lei lo sa perfettamente, punto. Cosa vuol dire è cominciato tutto da lì, mondiale? Cioè, pensiamoci un pochino, in effetti ci troviamo di fronte a una situazione che ha del razzismo totale. La superrazza di Hitler è qualcosa che assomiglia molto
al tentativo di costruire una razza con anima, con parte animica. L'idea che i tedeschi abbiano perso è un'idea finta, perché hanno fatto vincere gli americani, che sono uguali ai tedeschi. Da un punto di vista di democrazia non mi risulta che l'America sia uno stato democratico. L'80% degli americani sono analfabeti. Se ti incontrano per la strada ti possono arrestare perché c'hanno delle leggi di questo tipo qua. E poi in America c'è il gruppo Bilderberg, c'è Rockefeller, tutta questa gente che effettivamente hanno questi simboli, la colomba, la stella, la pentafala, voglio dire, il Ku Klux Klan non è in Europa, è negli Stati Uniti d'America, voglio dire, quelli col Ku Klux Klan, quelli che vanno a caccia dei poveracci, dei negri, delle cose, no? Quindi l'idea del razzismo è un'idea razzista, cioè tedesca, nasce da lì nell'era moderna questa cosa. Era Hitler che si vedeva di notte impasticcato alla grande, ma di notte nella sostanza c'era l'essere biondo alto che lui ci parlava, e i gerarchi fuori dalla porta sentivano che questo stava a chiacchierare con chissà chi. Il mito della superrazza, quelli alti e biondi, l'addotto che quando l'ipnosi descrive i cilindri di vetro, si gira ogni tanto in un cilindro, vede un signore piccolo con i baffetti che assomiglia tanto a Hitler. Due o tre volte questo è successo, con due o tre persone differenti, tra le altre cose. È cominciato tutto da lì, signore. Oh, oh, qui c'è qualcosa di molto interessante. Magari noi lo sapevamo, però se te lo senti raccontare così è più divertente. Ah certo, è cominciato tutto da lì, quindi non è che questo ragazzo ha 87 anni, questo avrà avuto 20 anni ai tempi della guerra e ora è nel futuro, perché io gli chiedo. Quindi lui non è che ha passato 87 anni, è stato preso e portato direttamente nel futuro. Dove sei collocato, signore? Non glielo posso dire, signore. Come non me lo puoi dire? Tanto ce l'ho scritto qua, o me lo dici o me lo dici, io ce l'ho scritto, voglio vedere solo se sei in grado di rispondere correttamente a questa domanda. Nel 2035, signore. Oh, allora, vediamo se sei capace di localizzarmi. Sì, ci vuole un po' di tempo, signore. Dunque, vediamo un po'. Italia. Sì, Italia. Italia è troppo vasto, Italia. Italia è tanto. Un attimo, signore, ci vuole il tempo, mica la posso fare così, dunque, vediamo un po' Toscana, se la Toscana... E io cercavo di vedere se era in grado di tentare un'operazione di... E quanto tempo ci metteva? A me mi serviva questo, poi, cosa volete che me ne freghi di sapere dove sono? No? Ma lui è scemo? Lui è scemo? Pisa, ecco, Pisa, basta, oh. Pisa. Già ci siamo, dico. Però passo subito a un'altra domanda, non volevo che me cascasse il fumo. Questa era l'ipnosi e rispondeva tranquillamente come se fosse un militare, no? E da questo tipo di situazione riusciamo a verificare come di là ci sia un'operazione spazio-temporale. Cioè la persona ha 21 anni, nazismo, viene presa, c'è un'operazione precisa, viene presa e viene portata dove c'è la base aliena militare, 2035, 2037, non mi ricordo la data precisa, però torna perfettamente anche con gli 87-89 anni che mi ha detto, quindi all'inizio si inventano i dati e non sarei in grado nemmeno io di inventarmi due dati, spazio-temporali, che si incastrino con la data dell'età della persona. Dopo che sono passati 10 minuti che il soggetto mi ha detto quella cosa lì, io non sarei capace di farlo. E così andiamo avanti con questo colloquio e lui intanto mi dice: ma signore, mi deve dire chi è, perché sennò io non posso rispondere alle sue domande. E molto lo dico chi sono, no? Che te frega, e voglio solo vedere se sei in grado di risolvere una situazione che esce dalla tua routine. E gli dico: beh, però parli bene l'italiano. Sì, sì, signore, io sono italiano, ma perché mio babbo è italiano? No, mia mamma è italiana, mio babbo è israeliano. Ah, dico io, quando si toccano gli israeliani, lì siamo nel casino. E perché israeliano? Israeliano perché quando
questo addotto viene preso e l'alieno che incontra sempre è sempre la cavalletta. Quindi anche in questo caso mi trovo in un dato che è sempre lo stesso. Non c'è pericolo di sbagliarsi. Allora, a questo punto, cosa gli dice? Abbiamo parlato per una ventina di minuti e a questo punto, a un certo punto gli dico chi sono. E lì cambia il tono della voce. Ah, professore, prima o poi dovevamo incontrarci. Cambia il tono di voce e allora è chiaro che cambia tutto il discorso, perché ah sì, certo, prima o poi avremmo dovuto incontrarci, certo, volevi sapere chi sono, ora lo sai. Certo, però è inutile che lei continui a fare tutte le cose che fa. Sa, abbiamo un bel po' di cartelle qui sul suo conto. E sai quante ce n'ho io sul tuo? allora ci divertiamo. E così cazzeggio alla grande e gli dico... ma secondo me voi avete fatto degli errori, perché ora questo contenitore che voi avete tra le mani, quello che avete voi, 4.927, ora ve lo tolgo dalle grinfie. Ah, non è possibile, è impossibile, come potrebbe fare? È semplice, prendo i microchip che c'ha nel cranio, con i quali siete collegati, e ve li fondo. E li fondo spirito, non è possibile, gli dovrebbe aprire la testa per togliere questi due microchip, il posizionale e l'emozionale. Ah, guarda come li chiamano. Il posizionale, che è quello che sta qui, sottocutaneo, e che lei ha con le lettere ebraiche scritte qui sopra, non a caso, e quell'altro che è l'emozionale, che è quello che ti sparano rompendoti l'osso sfenoide e ti ficcano la ghiandola pineale, vicino alla ghiandola, in front of the pineal gland, di fronte alla ghiandola pineale. Bene. Ah, guarda, c'hanno anche due nomi, uno posizionale e uno emozionale. Quello emozionale è quello che evidentemente serve a far modificare sì, il comportamento del soggetto, perché questo si ricoglionisca magari quando ti prendono, non sia più in grado di reagire, oppure è quello che ti ammazza la tua volontà. Quando te cerchi di parlare con la parte animica, accade qualcosa per cui la parte animica ti viene sovente soffocata e non riesci a venire fuori. Ti drogano l'anima, in qualche modo, se così si può dire. È interessante perché io a queste definizioni non ci avevo mai pensato, né l'avevo mai scritto da nessuna parte, né l'avevo mai detto da nessuna parte. Il soggetto si sta forse inventando con la sua grande fantasia due aggettivi così, emozionale e posizionale. E io gli dico, guarda che a questo punto avevamo parlato per 25 minuti e io volevo fare la mia ennesima prova, perché io ogni tanto faccio il passo più lungo della gamba. Siccome so che la parte animica è in grado di fondere, valoricamente parlando, le cose, ma è in grado, con suo atto di volontà, di fare qualsiasi cosa gli pare, in realtà, gli dico, guarda, ora sai cosa si fa? Tiro fuori la parte animica, la volontà di questa parte animica, la tiro fuori e con la sua volontà gli faccio fondere i due microchip, così voi non la localizzate neanche più e quindi, se volete, la dovete venire a trovare a piedi. Ah, impossibile, impossibile, guarda come si fa. E metto in atto un modulo, noi lavoriamo un po' come computer, no? Il modulo per tirare fuori la parte animica, per far uscire la parte animica superiore come interferenza a quella del militare e per fare questa cosa. E allora si comincia a lavorare sulla parte animica, sulla vibrazione, e io cerco di prendere questa parte animica e di tirarla fuori con un sistema che è un sistema ripetitivo, sempre il tono della voce è molto importante, deve essere quasi un parto, è un parto che fai, man mano che respiri, sempre di più, sempre di più, sempre di più, è come tentare, la parte animica vibra, 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 e ascolta, perché è mia scema, nel frattempo
ascoltato tutto quello che ha detto il militare e io mando degli ordini subliminali alla parte nemica mentre chiacchiero con il militare. La parte nemica ti ha visto, ha capito perfettamente che non è il caso che si faccia più prendere da voi, perché l'energia sua viene utilizzata per fare la guerra. Questo è un discorso che la parte nemica gli garba. Mentre parlo col militare, il militare non si rende conto che nel dire questo io ho avvisato la parte nemica e gli ho dato un'informazione. In tutto il colloquio che avevo fatto prima gli avevo dato informazioni di questo tipo. Quindi quando mi rivolgo alla parte nemica gli dico, e ora vieni fuori, e prendi questi due cazzi di microchip e te li fotti, la parte nemica viene fuori, contiamo fino a 10, fum, e li fotte, tum, si stacca il contatto. E da quel momento la donna non è stata più ripresa. Ecco, come al solito, aspettiamo, questo è come il tumore, bisogna aspettare 5 anni per vedere se si riforma, no? E che ti dico io? Aspettiamo e vediamo, su tempi medi la cosa funziona, su tempi lunghi non lo so, ma ho il tremendo sospetto che possa funzionare. Questo tipo di situazioni fa capire una cosa fondamentale, che per quanto sia incredibile tutta questa storia è tra parentesi ripetibile, perché mi succede con un altro addotto, con le ancore, per esempio, di tirare fuori il militare. E il militare parla e dice le stesse cose che dice quell'altro. Sono soggetti umani senza parenti, in qualche modo, che hanno ormai perduto tutto quello che potevano avere, non ci sono più legami di nessun tipo, né nello spazio né nel tempo. E il militare continua a dire, anche quest'ultimo con il quale si parlava, che la cosa che a loro serve è la parte animica. La parte animica è chi vincerà? Vi dico. Chi vincerà a questo punto? Vincerà l'alieno. Ma siamo sicuri che vincerà l'alieno? E lui ti risponde, loro sono convinti di sì. Ma te cosa sei convinto? Ma secondo me no. Ma te cosa ti importa tutto ciò? Perché stai da quella parte? A me mi hanno dato quando ero giovane, mi hanno detto fai questa cosa che diventerai famoso, mi hanno detto che era una cosa importante, mi hanno convinto che la cosa era, alcuni dicono ora ho capito che non è più così, questo qui mi diceva invece io sono qui, voi non riuscite mai a fare niente, tanto noi vogliamo la stessa cosa che ci avete voi, cioè la parte animica. Ma a te non te la daranno comunque. E il militare ha sempre una grossa mancanza di capacità di comprendere le cose al di fuori della propria persona. Cioè, il militare non fa mai un discorso che dice io faccio questo perché dopo otterrò questo risultato. Io faccio questo perché mi hanno detto di fare così. E perché dopo mi daranno questo. Ma scusa, pensaci un attimo, 5 secondi. Sii critico, con 10 sii critico. No, è scemo. E non ci si può fare nulla, cioè non riesce a comprendere che lo pigliano per il culo. Ecco, il militare crede ciecamente che l'alieno non sia un grosso problema. In qualche modo l'alieno si mette a stare. C'ha quest'idea, perché lui ha la tecnologia, va avanti e indietro nello spazio-tempo, chi se ne frega. E quest'idea proprio che l'alieno fosse in uno spazio-tempo diverso c'era venuta da altre ipnosi che avevamo fatto. Avevamo cominciato a capire una cosa fondamentale. Quando il soggetto viene messo in ipnosi e racconta, ecco, e racconta che arriva l'alieno, in qualsiasi posto sta, il tempo non è più quello giusto. Cioè, si blocca il fotogramma, si blocca tutto. C'è l'addotto che sta per entrare, questo è un addotto di Roma, sta per entrare con il treno in galleria. Il treno si ferma tutto, gli si apre lo scompartimento, lui viene tirato su da due piccoletti e quando guarda giù vede che il treno è mezzo fuori e mezzo dentro dalla galleria.
quando lo riporteranno giù, il treno non è più mezzo fuori, mezzo dentro la galleria, è da un'altra parte, sempre fermo. Lo rimettono giù, riparte il tempo, lui si accorge che c'è un altro signore davanti a lui seduto, che prima non c'era, era uno che nel frattempo era salito sul treno. E quando passa il controllore, lui va dietro al controllore e gli dice: scusi, è già passato Firenze, figuriamoci, qui siamo quasi a Padova, gli ha risposto il controllore, capito? Ecco, questi sono momenti di bloccaggio del tempo. In questi momenti di bloccaggio del tempo c'è una cosa che viene sempre messa in evidenza. È tutto fermo, però ti muovi te e si muove l'alieno che è venuto a prenderti. E poi non c'è niente, non ci sono le persone, non ci sono gli animali. Se te c'hai il cane, pum, il cane non c'è più. Se te c'è il pesce nell'acquario, non c'è più manco il pesce nell'acquario. C'è un fotogramma prima e il fotogramma dopo. Dov'è? Boh. Ecco. L'addotto che viene portato nella base militare, è una base militare, sì, ci sono i cosi di vetro, dove c'è dentro a galleggio degli esseri strani, ci sono gli alieni che camminano, i militari, però ci sono le candele che fanno luce nella base militare, non ci sono le lampadine. Sei proprio in uno spazio-tempo completamente diverso. E il fatto che fossimo in uno spazio-tempo completamente diverso ce lo fa capire un addotto di tanto tempo fa, il quale nel ricostruire, utilizzando le mappe di Google, la base in cui era stato portato, perché l'aveva vista arrivandoci dall'alto, ricostruisce esattamente la base di Aviano. L'unica cosa che non gli torna è che c'è un capannone in meno. E non c'è niente da fare, c'è un capannone in meno. Per forza, l'hanno costruito dopo. Il capannone in meno. Lui era nel passato questa volta, non nel futuro. Con un capannone in meno era tutto uguale, tranne il capannone. La base di Aviano è stata riconosciuta da più addotti, sia maschi che femmine, i quali ti dicono che in realtà non è proprio sotto la base, o meglio, sì, sotto la base si entra in un capannone e poi sotto c'è una specie di ascensore che ti porta giù. Però c'è tutta una struttura sotterranea che va oltre la base, oltre il territorio militare, in una collinetta che va un pochino più in là, dove lì dentro c'è veramente un bel casino. Ecco, e quindi dove c'è il serpente, la cavalletta, i quali fanno delle cose, eccetera, con i militari. Quindi, il tuo cervello sta cercando un'immagine, l'immagine di quella volta che tu dormivi e a un certo punto è successo qualcosa, quella volta in cui dopo ti sei svegliata, che stavi male, quella volta. Io sconterò fino a tre e tu ricorderai quella scena che comparirà sul grande schermo bianco, ferma, fissa, e dove non accade nulla. Io conterò fino a tre, uno, due, scena ferma, fissa, tre, acceso, oh, grande schermo, oh, l'immagine è ferma, la puoi guardare? Dall'alto al basso, da destra a sinistra, ferma, guarda, cosa c'è in questa cartolina ferma, grande, ferma, guarda, cosa si vede in questa cartolina? Tre militari. Come sono vestiti? Uno di blu e gli altri... Uno di blu con pantaloni e cappello. E gli altri... scarponi e vestiti larghi.
sono umani. Guardali bene. Bene. E? È la tua camera quella che vedi? Bene. Ora conterò fino a tre. Poi lo schermo diventa grande, grande. Grande, grande. Ti avvolge tutta e tu sei nella scena e la scena si muove. Io conterò fino a tre. Uno, due, tre. Oh, muove. Oh. E ora che succede? E ora cosa accade? Mi portano fuori. Da dove passi? Dalla porta. Nessuno si accorge di questo? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Cosa c'è fuori della porta? Come sei vestita? Con il pigiama. Fa freddo fuori? E ora che succede? Ora sono un elicottero. Fa rumore l'elicottero? E ora che succede? Sono sul tettino. Qualcosa attaccato. A un braccio. Cos'è questo qualcosa attaccato al braccio? Parla. Pronto? Chi parla? Di là chi parla? Pronto? E ora cosa succede? Pronto? Sì. Chi parla? Enrico. Enrico? Cosa ci fai lì? Chi parla? Indovina. Ma chi parla? Pensaci. Chi parla? Bravo. E con chi stai parlando? Dove sei tu? Impostazione. Bravo. E che anno è oggi? Non mi dire che non lo sai. Dipende. Dipende da cosa? Da quale anno vuoi sapere? Quello che sai te. Non ha importanza.
certo che ha importanza. Con chi parlo? Indovina. Devi essere pronto a rispondere a tutti. Eh no. Quali sono i tuoi ordini? Controllare. Ah, e allora? Eseguire. Questo è un controllo sul controllo. Per vedere se sei in grado di risolvere la tua situazione. Dunque, da che anno stai trasmettendo? 23. 2023. Bisogna essere precisi. Beh, è indifferente, no? Eh no. Certo, il superiore. Ma che cosa strana. Strana, imprevedibile, ma sono controlli che noi facciamo ogni tanto. Ma non risulta dal protocollo di 9802. È certo che non risulta dal protocollo, se no lo sapresti. Che gusto c'è a vedere se funziona il sistema? Bene. Dunque. Dunque. Questo contenitore che stai controllando. 9802. Ha più interferenze aliene? Attualmente no. Benissimo. Dipende da cosa. Comunque non interveniscono attualmente, ma rimane comunque sotto stretta sorveglianza. Sotto stretta sorveglianza. Questo contenitore ti può far bruciare tutte le apparecchiature. No, signore. Come mai? Perché sono collegate. Ma te le può far bruciare. Sei proprio sicuro? Sì, signore. Io ho dei dubbi. Comunque vengono ripristinate. E non ha importanza. A cosa serve questo contenitore? Tante cose, dipende. Sentiamo. Serve comunque a una cosa. A cui ne fa comodo. E chi è predestinato? 9820. Come è fatto 9820? È un insetto, signore. Il solito insetto. Il solito insetto. Il solito insetto. Non fa una grinza. No. E la parte animica di questo contenitore? Che cosa vuole sapere? In che stato si trova? In che senso? Nel senso che se si ribella succede un macello. Dipende con te. Ah, come no? Perché? Perché non siamo collegati. Io sono da un'altra parte, signore. Certo che sei da un'altra parte. Ma la parte animica se ne frega che tu sei da un'altra parte. Ma non le conviene venire di qua. E perché non gli conviene? Perché rimarrebbe di qua. E perché rimarrebbe di là? Non lo so, signore.
e allora vedi che ti informano male. Questa può andare dove gli pare. Comunque ci sarebbe un altro al mio posto. Un altro? Certo. E chi è quell'altro? Un altro mio collega. Ogni numero ha uno. Ogni numero ha uno? Quanti anni hai? Perché vuole saperlo? Per sapere il tuo grado di efficienza. Attualmente 42. È tanto che fai questo lavoro? Sì. Quanto? E il tuo prossimo incarico? Per ora questo. Con chi parlo? Prima o poi te lo racconto. Cosa è successo quella volta a questo contenitore? Quando l'avete mezzo ammazzato? Ma non te lo ricordi? A grosse linee, sì. E allora, a grosse linee? Il soggetto 9220. Al soggetto 9220 era stata diventata una soluzione per permetterci di effettuare le solite operazioni che effettuiamo ai soggetti. In particolare, volevamo apportare delle modifiche al midollo del soggetto stesso. Compatibile anche con noi. L'operazione stava funzionando finché il soggetto non ha notato la presenza di all'interno della stanza di 9820 insetto e a quel punto tutta l'interno della stanza è diventata incandescente e abbiamo dovuto interrompere la terapia e non abbiamo potuto effettuare la soluzione fisiologica per eliminare l'altra e quindi è stato un problema. Cos'era la roba iniettata? Non lo so, signore. Ma c'è scritto sul rapporto, nel fascicolo. No, signore. Bene. Come mai la stanza è diventata incandescente? Per la presenza di 9820, signore. Il soggetto ha la presenza dell'alieno, come lo chiamate voi, ha dato fuoco alla stanza. Ecco, noi sapevamo che poteva succedere da precedenti schizzi del fascicolo, però non pensavamo che la sola presenza potesse influenzare l'esito dell'operazione, signore. Avete fatto male. Sì. Questa cosa non si può evitare. Sì. L'unica piglia che abbiamo è che 9820 dà fuoco, se così si può definire, soltanto agli alieni e non agli esseri umani. Sai perché? No, signore. Questa ti manca? Sì. Poi un giorno te lo dico. No, forse lo dirò ai tuoi superiori. Bene. Lei chi è? Intanto dimmi dove mi localizzi. Vediamo un po'. Facciamo un bel esamino. Beh,
10. No, no, non ci siamo. Un attimo, se mi lascia tempo apro il fascicolo, signore. Oggi, signore, 24 luglio 2008. Bene. Allora io dove sono localizzato? Siamo vaghi. È una procedura complicata, signore. Lo so, sono qui apposta. Ci vorranno minuti per localizzare precisamente il soggetto, signore. Perché la localizzazione viene fatta attraverso? Attraverso il microchip, signore. Che è? Posizionato? Nella regione frontale, signore. Nella regione frontale. Ma quello non funzionava più una volta. L'altra è nella regione occipitale, signore. Funziona anche quello? Questo funziona, signore. E quell'altro? Funziona, signore. Beh, meno male. Però non dal punto di vista emozionale, signore. Eh no, certo che no. Siete in Toscana, Pisa. Bene, ci avviciniamo. Qual è lo scopo finale dell'operazione? Dell'operazione che stai concludendo tu e i tuoi colleghi, di monitoraggio. Monitoraggio, signore. Bene, e qual è lo scopo finale di tutto questo monitoraggio? Beh, ci sono due scopi, signore. Il primo è comunque di fornire indicazioni alla linea sullo stato di salute psicofisica del soggetto, dell'alterazione emozionale del soggetto. Poi abbiamo lo scopo nostro, comunque di cercare di rendere più compatibile il soggetto con noi, dato che signore. Perché deve essere biocompatibile con voi? Facile domanda. Perché non lo è, signore. E quando è compatibile, poi cosa succede? Cerchiamo di estrapolargli la cosa che vogliamo, signore, e di legarla a noi. E chi? E chi è il tuo comandante? Non sono autorizzato a dirlo, signore. Bravo. Questa era una risposta giusta. Ogni tanto bisogna vedere, perché non si può mai sapere. Posso sapere con chi parlo? Lo saprai fra poco. Lo saprai fra poco. Assolutamente. Certo, 85 anni da una parte e 45 dall'altra. 42, signore. Ah, 42. Dove sei nato? Tanto per sapere con chi, con che tipo sto parlando. È Israele, signore. Ah, parli bene l'italiano. Sono cresciuto in Italia. Ah. Mio padre è italiano, signore. E come mai sei finito a lavorare qui con noi? Con noi voi. Secondo reggimento, signore. Che cosa volevi fare da grande? Il soldato, signore. Non è proprio quello che stai facendo. No, signore. Come t'hanno arruolato? Ho fatto domanda, signore. Ma questo lavoro è un po' particolare. Sì. E come ci sei finito? Questo lo so. Ma come ci sei finito? In guerra, signore. In guerra con chi? Con i tedeschi, signore. Com'è andata? Che cosa? In guerra con i tedeschi, com'è andata?
Cosa c'entrano i tedeschi? Domanda stupida. Beh, anche loro cercavano. È nato tutto da lì. È nato tutto da lì? Sì. Perlomeno dal punto di vista militare, signore. A te come ti tengono in vita? Che cocktail ti danno? Quella solita schifezza. Sì e no. Come mai sì e no? È un procedimento particolare, signore. E come funziona? Beh, a seconda... mi spostano da una parte all'altra. E questo che cosa ti produce? Prima o poi dovrà finire. Sì, finirà, è per quello che abbiamo bisogno di renderci più compatibili. E noi lo sappiamo bene. Ma la cavalletta non te lo permette, lo sai questo? No, signore. E la cavalletta non si fa pregare tanto. Non mi interessa, signore. Comunque vale la pena rischiare, signore. Lo sai come va a finire? No, signore. Non ci sono dati statistici? Sì, signore. E cosa dicono? Che i militari verranno sterminati, signore. E allora? Beh. Anche tu sai che prima o poi dovrà morire, però non ti butti sotto un treno. O no? La statistica dice quello. Ma certo. Ma la statistica dice anche che molto probabilmente l'alieno riuscirà ad ottenere quello che ha e quindi... Ma chi le ha fatte queste statistiche? Secondo me le ha fatte l'alieno. Certo, signore. Non ti sei mai chiesto che potrebbero essere non vere? Certo, signore. Meno male. Che un po' di iniziativa ci vuole al di là dei comandi. Sono qui per vedere questo io, per vedere se c'è iniziativa, anche al di fuori delle regole. Le regole prima di tutto, signore. Le regole prima di tutto. Le regole prima di tutto. Questa ragazza quando è tornata a casa l'altra volta era malconcia. Sì, signore. Come mai? Non era possibile, signore. Gli è venuta una sindrome di Steven Johnson. Una specie, signore. Che cavolo. Dovete essere più corretti con i vostri contenitori. Non è colpa nostra, signore. E di chi? È colpa di chi le ha messo in testa del fuoco all'alieno, signore. Ah, interessante. E chi è stato? Tanto a me che mi frega, era solo per vedere, però sarebbe interessante saperlo. Per curiosità, a parte che la cartella io ce l'ho qui sotto. Cosa dice la tua? Vediamo se c'è scritto lo stesso nome. Un attimo, signore, cerco. Eccolo qua. Eccolo lì. Sì, risulta anche a me. E chi è questo qui? Non mi fa leggere tutto. Dimmelo te, che si fa prima? Matto. Interessante. Ma mi dico che... Poi vedo che collegata molti altri fascicoli.
Sì, in effetti. Mario, te ne sai qualcosa? Sì. Esatto. Beh, interessante questo soggetto. Sì, il mio collega lo confermava. Eh sì, lo confermo anch'io da qui. Sì. Assolutamente. Questo è proprio vero, eh? Beh, si potrebbe farlo fuori. 4 febbraio. Sì, sì. Evidentemente non dà abbastanza fastidio. No, no, dà fastidio, sì. Non so perché. Non c'è scritto. No, noi non... difficilmente ci occupiamo di questi casi. E chi se ne occupa? Ma ci sono altri reggimenti. Non è un problema. Sì, lo è per i numeri. Se per 9820 sarà un problema, ecco. Però smuovere l'esercito per un alieno non ha... Non ha senso? No. Non entra nell'economia globale. Con chi parla? Beh, l'hai appena detto. Ma no, vedi che ti manca quella fantasia. Dottore, salve. Evviva. Finalmente. Che tempo c'è laggiù? Piove o c'è il sole? Finalmente, dottore. Il mondo è piccolo. Già. La stavamo aspettando. Ci credo poco. Sì, anch'io, però... prima o poi sarebbe capitato. Era possibile, sì. Sì, a fascicoli pieni qua, va. Sì. È possibile. Beh. Mi chiedevo... Uno, 51. Ah, ecco. Bene. Il 4. Febbraio. Sì, bene. Ok. A posto. Certo, prendere la parte animica per poi servirsene non è una gran bella cosa. Beh, no. No. Usa quelli degli altri. Lo so, peccato però. Per cosa? Perché il militare si è ficcato in un cul-de-sac. Sì. Ma sa, ormai sono tanti anni, io non ho famiglia, non ho figli, non ho più parenti, ormai sono tutti morti. E quindi l'unica cosa è sono la mia famiglia, loro in parte. È l'unica cosa che mi resta da fare. Anche perché il vostro tempo non è più il mio tempo, quindi non è che abbia molte. Ecco, l'unico appunto che vorrei farle è la prossima volta, anziché mettere in testa a 9820 o altro numero, di interagire con l'alieno. Magari di dare fuoco, di stare attenti, ecco, perché poi dopo finisce che
l'italiano ce l'avevi già rimesso le penne. Magari sono andata a rimettercene. Perlomeno dica al dottor di farsi fare l'altra soluzione, ecco. Perché ora parliamoci chiaramente, non può dar fuoco agli esseri umani dal tutto. Perché altrimenti una qualsiasi voglia, volta che non voglia andare con qualcuno, non può mica dargli fuoco. Mettiamo caso che sua mamma la voglia portare a mangiare un gelato e lei non voglia andare, che fa? Gli dà fuoco? Non è così. Vedi che avete poca coscienza. Le cose non funzionano in questo modo. Qua chi ha poca coscienza di tu e lei? Vediamo. Vediamo. Allora, nel frattempo che noi abbiamo chiacchierato, la parte animica di questo contenitore ha ascoltato tutto. È una parte animica molto forte. Molto forte. E ora questa parte animica prenderà questi due bei microchip che ci sono in questo bel cranio e li distruggerà. Guardi, le dico subito una cosa. L'unica cosa che può fare è farseli togliere. Ma quale chirurgo ti toglierebbe mai una cosa che non crede ci sia? Bene, allora la parte animica prenderà la sua bella vibrazione, troverà cosa sta facendo in questo istante, è proprio questo, questi due microchip nel cranio, li sta vedendo, li sta trovando e li sta fondendo. Come ha fatto con l'alieno, fa con i due microchip. Guarda come si fa. È come respirare, la parte animica arriva, respira e il microchip si scioglie, come neve al sole, come neve al sole. E mentre io respiro, la parte animica fa questo lavoro. È un grande respiro. E la parte animica fa questo lavoro. Prende questi due cosi che stanno nel cranio di questo contenitore e li elimina. Perché così riguadagna la sua libertà che non aveva ancora ottenuto fino in fondo. Guarda, guarda la parte animica come fa. Vedi? Guarda. Prende questi due contenitori, questi due microchip, questi due aggeggini dentro questo contenitore e li frigge con la vibrazione, con la sua volontà, con la sua forza, con il suo volere. E mano a mano che ciò accade, sempre di più, sempre di più, sempre di più, già si staccano i contatti, guarda un po', sempre più forte, sempre più forte, sempre di più e sempre di più, con la forte vibrazione, brava, così come hai sempre saputo fare, due piccoli cosini che non servono più a niente. Io conterò fino a tre e quando avrò contato fino a tre, la parte animica avrà finito il suo compito. Uno, due e tre, finale. Finale, che meraviglia. Un bel respiro, la parte animica sistema tutto, tutte le cose. È vero? Come stai ora? Dentro questo contenitore? Non andavano bene quei due cosini. Non continuavano a funzionare. Hai ascoltato cosa diceva quel signore? Non era giusto che facesse queste cose. Ti sembra? Non era giusto. Togliere la parte animica a te per prenderla loro. Per sempre. Ma no! Non mi sembra che questo sia il loro progetto. Sei d'accordo? Sì. Beh. Torneranno. No, torneranno, ma guarda. Guarda cosa li aspetta nel futuro. Ora sai che li puoi bruciare anche a loro. Perché non bruciare anche loro? Purtroppo hanno bisogno di una prova.
per mollare questo contenitore. E questa prova gli va data perché loro non capiscono. L'ho già bruciato. Bene. Loro non devono più tornare. Vedi dove sono loro? Sì. Guarda, che posto è questo? Come se fosse qua, ma è là. È tutto qua. È tutto qua, certo. Non devono più localizzarti. Hai qualche altro apparecchietto addosso a questo contenitore? Sì. Trovalo. E eliminiamolo. Subito. Con il respiro. Ogni respiro è un'eliminazione forte. Così. Qualsiasi cosa ci sia di superfluo in questo contenitore, lo eliminiamo. Lo troviamo e lo eliminiamo. Forte. Così. Hai visto? Così. Tutti vanno eliminati, tutti. Fallo in un colpo solo, si fa prima. Così che non siano mai esistiti, usciti da questo spazio-tempo, mai più, mai più. Loro non ti possono più trovare ora, se non forse con grande difficoltà. Guarda nel tuo futuro ora. Cosa vedi? Il tuo futuro quando? Un futuro possibile se ti vengono a prendere. Guarda se esiste questo futuro. No. No. Bene. Questo è un buon futuro ora. Se per caso dovessero comunque tornare perché hanno alterato qualche parametro, stavolta li devi spaventare molto forte, perché sennò torneranno sempre, così almeno capiranno che con te non c'è niente da fare. Ti sembra una buona politica? Perché? Perché sennò daranno fastidio a questo contenitore per tutta la sua esistenza. E anche a tutti gli altri tuoi contenitori. Ti sembra giusto? Io non pensavo. Non sapevi, eh? No. Beh, ora lo sai. Te l'ho detto io, sei contenta? Sì. Bisognerebbe che anche le altre parti di te facessero la stessa cosa sugli altri contenitori. Già. Sai come poter comunicare con le altre parti di te? Sì. Dovresti provare. Per avvisarli. Ti sembra una buona idea? Sì. Prova. Ti ci vuole poco per dare l'informazione. Capiscono? Non tutti. Non tutti, ma qualcuno capisce. È sempre meglio che niente.
Questo è la realtà dei fatti. Non dobbiamo permettere che ciò accada. Non è nei piani di anima questo. Gli altri potevano scegliere un altro metodo, non sicuramente questo. Non si toglie anima a qualcuno. Non si schiavizza anima. Non è bene questo. Anima è venuta qui per giocare, per imparare. Vero? Ti immagini questi che vengono, ti prendono e non ti fanno più uscire. Ti tengono in un posto segregato. Non va bene. Solo perché loro vogliono vivere in eterno. Non mi sembra una grande pensata. Vivranno comunque in eterno. Bene. Ora non credo che verranno più, sai? Tu che ne dici? No, non verranno. Non verranno più. Magari verranno da me a rompermi le balle. Vengono, vero? E cosa succederà? Verranno di notte. E poi? Riescono? Come mai? Perché ciò che si sa di essere non può essere tolto. Bene. Loro non lo sanno. Bene. Mi raccomando. Ora io conterò fino a 10. E poi tu ti riunirai con gli altri pezzi di te. La tua mente, il tuo spirito, il tuo corpo. Vedrai che così ora è. Questi militari non ti daranno più fastidio. A meno che non ci abbiano qualche altro microchip da qualche parte. Ma mi sembra di no. Dovrebbe toglierli però. Come si tolgono? Non puoi eliminarli tu in qualche modo, semplicemente facendo che non siano mai esistiti, spostandoli nel tempo. Può essere una buona idea. Può essere. Prova. Però poi controllate che non ci siano più. Non è forse così difficile. Ma lo sarebbe se lo sapessi soltanto io. Ah, e perché chi lo sa? Molte altre persone. Chi sono le altre persone? E tanti altri. È un problema?
Perché? Perché comunque ogni anima è... ha una propria coscienza. Mm. Che può essere modificata soltanto con la sua volontà. Certo. Siamo una sola, però ognuna è indipendente dall'altra. E quindi ognuna ha una propria bagaglia di sapere, di esperienze, che differisce dall'altra. Dovrebbe essere un atto di volontà unico. Unico. Hai fatto una buona esperienza con questo contenitore. Questo ti potrà servire anche per tutti gli altri. Non so se ce ne saranno altri. Guarda, si può vedere. È ora di rientrare. Bene, allora conta. Sei stata contenta di aver parlato con me? È ora di rientrare. Bene, allora rientriamo. Io conto fino a 10 e poi tutto sarà attaccato. Corpo, mente, anima e spirito. 10. Poi riaprire gli occhi.